La storia comincia molto lontano nel tempo, nell'età del ferro, è il momento in cui le popolazioni che diventeranno gli Etruschi si muovono lungo le grandi strade, le direttrici di quelle che saranno poi le grandi vie romane. Questa storia è anche la storia di un fiume. Il fiume Volturno, il cui nome dal latino volvere indica proprio il vorticoso movimento delle acque e che per i romani era una vera e propria divinità, tant'è che ad agosto si festeggiavano i Volturnali. Il fiume per la città veniva visto sempre come un luogo pericoloso. Non andare, non andare, guai a te se vai. E però disubbidire fa parte della vita del ragazzino. E così io ho cominciato a vivere il fiume Volturno. I vecchi pescatori prendevano dei bambini e li lasciavano nel fiume. Chi non aveva paura dell'acqua dicevano: questi sono ottimi per essere pescatori. Infatti io ho preso questa tradizione perché mi avevano scelto come lontraro. Il fiume è stata la base fondamentale su cui si è retta l'economia, perché nel fiume si pescava, il fiume irrigava. Il Volturno evoca tantissime storie, noi dobbiamo saper raccontare, perché abbiamo cominciato anche un viaggio attraverso i territori che sono attraversati dal Volturno. Stiamo scoprendo un entusiasmo e una passione per questo fiume che veramente ci ha strabiliato. È veramente un piacere passeggiare su questo tratto di fiume e osservare queste specie di volatili. Ci troviamo nell'oasi naturalistica dei Variconi, nel territorio del comune di Castelvolturno, considerata una delle zone umide più importanti d'Italia. Il fiume Volturno rappresenta appunto storicamente una delle più grandi arterie fluviali del Mezzogiorno d'Italia, 175 km che attraversano 4 regioni e 7 province, ma è soprattutto uno dei volani economici che devono essere ripresi e rivalutati. Un fiume che ha sempre caratterizzato tutta quest'area, che unisce produzioni di grande eccellenza, vino, olio, la nostra regina, la mozzarella, che meglio rappresenta tutto questo territorio, possibili proprio grazie alla presenza del fiume Volturno. Intorno alle acque, in modo particolare intorno alle acque fluviali, sono sempre nate le comunità. Recuperare un fiume da un punto di vista proprio della salubrità delle acque fluviali rende ancora più intensa la vita di una comunità. Ma in genere il Volturno porta un po' di tutto, sia plastica, sia oggetti vari, diciamo tutto. Sapendo che io lavoro sull'eco boat, mi hanno chiesto, dice: Luigi, ma da quando voi state lavorando sul mare, il mare a Castelvolturno non lo vedevamo più di 30 anni, così bello, limpido e pulito. E io su Volturno ci vivo dal 64 e per me il Volturno è fonte di vita. Io senza il Volturno non posso stare. Il fiume Volturno mi è cresciuto, poi io mi sono assentato dal fiume per almeno 40 anni e sono ritornato sopra perché non posso non amarlo.